Um benvenuto e um bom giorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Io sono Nicodemo Fabiano, oggi che è il venerdì 20 di agosto, esattamente questo, ormai siamo al 20 di agosto del 2021, noi siamo qui per leggere la parola del Signore insieme. Io sono Nicodemo Fabiano e tu leggerai la parola del Signore. Come mi raccomando, metti un like e un condividere. Condividi questo link con altre persone, iscriviti sul canale di Nicodemo Fabiano su YouTube, passa parola. Vogliamo in questo tempo più che mai leggere la parola del Signore. Oggi noi leggeremo tutto il capitolo 10 e leggeremo il capitolo 11 fino al versetto 20. Quindi, secondo Re, capitolo 10 intero e capitolo 11 fino al versetto 20. Ecco la parola del Signore, secondo Re, capitolo 10, versetto 1. C'erano a Samaria 70 figli di Acab. Jehu scrisse delle lettere e le mandò a Samaria ai capi della città, agli anziani e ai tutori dei figli di Acab. In esse diceva: appena avrete ricevuto questa lettera, poiché avete con voi i figli del vostro Signore e avete a vostra disposizione carri e cavalli, nonché una città fortificata e delle armi, scegliete il migliore e il più adatto tra i figli del vostro Signore, mettetelo sul trono di suo padre e combattete per la casa del vostro Signore. Ma quelli ebbero gran paura e dissero: ecco, due re che non gli hanno potuto resistere. Come potremo resistergli noi? Il sovrintendente del palazzo, il governatore della città, gli anziani e i tutori dei figli di Acab mandarono a dire a Jehu: noi siamo tuoi servi e faremo tutto quello che ci ordinerai. Non eleggeremo nessuno come re, fa quel che ti piace. Allora Jehu scrisse loro una seconda lettera nella quale diceva: se voi siete per me e volete ubbidire alla mia voce, prendete le teste di quegli uomini, figli del vostro Signore, e venite da me. Domani a quest'ora, Israele. E i 70 figli del re stavano dai notabili della città che li educavano. Appena questi ebbero ricevuto la lettera, presero i figli del re, li sgozzarono tutti i 70, poi misero le loro teste in ceste e le mandarono a Jehu a Israel. Un messaggero andò da Jehu a recargli la notizia dicendo: hanno portato le teste dei figli del re. Jehu rispose: mettetele in due mucchi all'entrata della porta della città fino alla mattina. La mattina dopo egli uscì e fermatosi disse a tutto il popolo: voi siete giusti. Ecco, io congiurai contro il mio Signore e l'uccisi. Ma chi ha ucciso tutti questi? Riconoscete dunque che non cade a terra neppure una delle parole che il Signore pronunciò contro la casa di Acab. Il Signore ha fatto quello che predisse per mezzo del suo servo Elia. E Jehu fece morire tutti quelli che erano rimasti della casa di Acab e Israel, a Israel. Tutti i suoi nobili, i suoi amici, i suoi consiglieri, non ne scampò neppure uno. Poi si alzò e partì per andare a Samaria. Cammin facendo, giunto alla casa di ritrovo dei pastori, Jehu si imbatté nei fratelli di Acazia, re di Giuda, e disse: chi siete voi? Quelli risposero: siamo i fratelli di Acazia e scendiamo a salutare i figli del re e i figli della regina. Jehu disse ai suoi: prendeteli vivi. E quelli li presero vivi e li sgozzarono presso la cisterna della casa di ritrovo. Erano 42 e non ne scampò neppure uno. Jehu partì di là e trovò Ionadab, figlio di Recab, che gli veniva incontro. Lo salutò, gli disse: il tuo cuore è leale verso il mio, come il mio verso il tuo. Ionadab disse: lo è. E se è così, disse Jehu, dammi la mano. Ionadab gli diede la mano. Jehu la fece salire vicino a sé sul carro e gli disse: vieni con me e vedrai il mio zelo per il Signore, così lo porto via nel suo carro. Giunto a Samaria, Jehu colpì tutti quelli che rimanevano della casa di Acab a Samaria, finché ebbe distrutta secondo la parola
che il Signore aveva detto per mezzo del profeta Elia. Poi Jehu radunò tutto il popolo e gli parlò così: Acab ha servito un poco Baal, Jehu lo servirà molto di più. Convocate presso di me tutti i profeti di Baal, tutti i suoi servitori, tutti i suoi sacerdoti, non ne manchi neppure uno, poiché voglio fare un gran sacrificio a Baal. Chi mancherà non vivrà. Ma Jehu faceva questo con astuzia per distruggere gli adoratori di Baal. Disse: bandite una festa solenne in onore di Baal. E la festa fu bandita. Jehu inviò dei messaggeri per tutto Israele e tutti gli adoratori di Baal vennero e neppure uno mancò. Entrarono nel tempio di Baal e il tempio di Baal fu pieno da un capo all'altro. Jehu disse a colui che aveva in custodia il vestiario: metti fuori i paramenti per tutti gli adoratori di Baal. E quelli mise fuori i paramenti. Allora Jehu con Jonadab, figlio di Recab, entrò nel tempio di Baal e disse agli adoratori di Baal: cercate bene e guardate che non ci sia con voi nessun servo del Signore, ma ci siano soltanto gli adoratori di Baal. Quelli entrarono per offrire sacrifici e olocausti. Or, Jehu teneva appostati fuori dal tempio 80 uomini, ai quali aveva detto: colui che lascerà fuggire qualcuno degli uomini che io metto in vostro potere, pagherà con la sua vita e la vita di quello. Quando fu finita l'offerta dell'olocausto, Jehu disse ai soldati e ai capitani: entrate e uccideteli, e non ne esca neppure uno. Essi gli passarono a filo di spada, poi i soldati e i capitani ne buttarono là i cadaveri e ne penetrarono nell'edificio del tempio di Baal. Portarono fuori le statue del tempio di Baal e le bruciarono, mandarono in frantumi la statua di Baal, demolirono il tempio di Baal e ne fecero un immondezzaio che dura fino ad oggi. Così Jehu estirpò Baal da Israele. Tuttavia, ele non si allontanò dai peccati di Geroboamo, figlio di Nebat. Aveva fatto peccare Israele, cioè non abbandonò i vitelli d'oro che erano a Betel e a Dan. E il Signore disse a Jehu: perché tu hai eseguito puntualmente ciò che è giusto ai miei occhi e hai fatto alla casa di Acab tutto quello che desideravo? I tuoi figli siederanno sul suo trono di Israele fino alla quarta generazione. Ma Jehu non si preoccupò di seguire con tutto il cuore la legge del Signore, Dio di Israele. Non si allontanò dai peccati con i quali Geroboamo lo fece peccare. E ancora, in quel tempo, il Signore cominciò a diminuire il territorio di Israele. Azael, difatti, sconfisse gli israeliti su tutta la loro frontiera. Dal Giordano verso l'Oriente, soggiogò tutto il paese di Galad, i Gaditi, i Rubeniti, i Manassiti, fino a Aroer, che sta presso la valle dell'Arnon, la valle a dire tutto il paese di Galad e di Basan. Il resto delle azioni di Jehu, tutto quello che fece, tutte le sue prodezze, si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Israele. Poi Jehu si addormentò con i suoi padri e lo seppellirono a Samaria. Joacas, suo figlio, regnò al suo posto. Il tempo che Jehu regnò sopra Israele a Samaria fu di 28 anni. Parola del Signore, secondo Re, capitolo 11, leggeremo dal versetto 1 al versetto 20. Atalaia, madre di Acazia, quando vide che suo figlio era morto, procedette a sterminare tutta la discendenza reale. Ma Joseba, figlia del re Joram, sorella di Acazia, prese Joas, figlio di Acazia, dal gruppo dei figli del re che stavano per essere uccisi e lo nascose con la sua balia nella camera dei letti. Così sfuggì alle ricerche di Atalaia e non fu messo a morte.
Egli rimase nascosto con Io-Zeba per 6 anni nella casa del Signore, intanto Atalaia regnava sul paese. Il 7º anno, Ieoiada mandò a chiamare i capitani delle guardie del corpo dei soldati e li fece venire nella casa dei Signori. Stabilì un patto con loro e li fece giurare nella casa del Signore e mostrò loro il figlio del re. Poi diede loro quest'ordine: ecco quello che farete, un terzo di quelli tra di voi che sono di servizio e il giorno del sabato starà di guardia nella casa del re. Un altro terzo starà alla porta di Sur e un altro terzo starà alla porta che è dietro alla caserma dei soldati. Farete la guardia alla casa impedendo a tutti l'ingresso. E le altre due parti di voi, tutti quelli cioè che non sono di servizio, il giorno del sabato staranno di guardia alla casa del Signore intorno al re. Circonderete bene il re, ognuno con le armi in pugno, e chiunque cercherà di penetrare le vostre file sia messo a morte. Voi starete con il re quando uscirà e quando entrerà. I capitani eseguirono tutti gli ordini dati dal sacerdote Ieoiada. Ognuno di essi prese i suoi uomini, quelli che entravano in servizio il giorno del sabato e quelli che uscivano di servizio il giorno del sabato, si recarono dal sacerdote Ieoiada. Il sacerdote diede ai capitani le lance e gli scudi che erano appartenuti al re Davide e che stavano nella casa del Signore. I soldati con le armi in pugno presero posto all'angolo meridionale fino all'angolo settentrionale della casa del Signore, fra l'altare e l'edificio, in modo da proteggere il re da tutte le parti. Allora il sacerdote condusse fuori il figlio del re e gli pose in testa il diadema e gli consegnò la legge. E lo proclamarono re, lo unsero e battendo le mani esclamarono: viva il re! Atalaia udì rumore dei soldati e del popolo e andò verso il popolo nella casa del Signore. Guardò e vide il re in piedi sul palco secondo l'uso, e i capitani e trombettieri erano accanto al re. Tutto il popolo del paese era in festa al suono delle trombe. Allora Atalaia si stracciò le vesti e gridò: congiura, congiura! Ma il sacerdote Ieoiada diede i suoi ordini ai capitani che comandavano l'esercito e disse loro: fatela uscire dalle file e chiunque la seguirà sia ucciso con la spada. Infatti il sacerdote aveva detto: non sia uccisa nella casa del Signore. Così quelli che fecero largo e lei giunse alla casa del re per la strada della porta dei cavalli e la fu uccisa. Ieoiada stabilì il patto fra il Signore, il re e il popolo, il quale Israele doveva essere il popolo del Signore, e stabilì pure il patto fra il re e il popolo. Tutto il popolo del paese entrò nel tempio di Baal e lo demolì, fece a pezzi tutti i suoi altari e le sue sculture e uccise davanti agli altari Mattan, sacerdote di Baal. Poi sacerdote Ieoiada mise delle guardie alla casa del Signore. Prese i capitani e le guardie del corpo, i soldati e tutto il popolo del paese e fecero scendere il re dalla casa del Signore. Giunsero alla casa del re per la strada della porta dei soldati e Ioas sedette sul trono del re. Secondo re, capitolo 11, versetto 20, l'ultimo versetto di questa mattina. Tutto il popolo del paese era in festa e la città rimase tranquilla quando Atalaia fu uccisa con la spada nella casa del re. Leggiamo fino al versetto 21, perché ci manca solo un versetto, così noi completiamo il capitolo. Ioas aveva 7 anni quando cominciò a regnare. Parola del nostro Signore. Allora, domani noi continueremo a leggere la parola del Signore. Scusate, non domani, perché oggi è venerdì.
fra tante letture, magari mi sono imbrogliato un pochino, quindi oggi è venerdì, ma io ti aspetto prima della prossima settimana, perché noi possiamo celebrare il Signore a Cesena e a Rimini. A Rimini, in via Cesare Pavese, numero 8, a Cesena, in via Romagna, 268, sempre alle ore 10:30, parola del Signore predicata con potenza. Che il Signore ti benedica, un forte abbraccio, un santo bacio nell'amore di Cristo Gesù.